Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo episodio della Blind Run di Leggende Pokémon Arceus. Premo il tasto A e lo faccio con gran piacere. È passata una notte tra un episodio di gameplay e l'altro e io sono al mio quinto giorno di giocato ufficialmente di questo titolo Game Freak e come vi avevo promesso, ho fatto il recapone guardandomi tutti i video gameplay delle poesie ritrovate. Questo anche per memorizzarle, ormai so a memoria dove le ho trovate. E voglio illustrarvelo per farvi capire bene cosa è stato trovato dove. Allora, ho fatto anche una cattura della Switch, perfetto. Cominciamo. Qui, nella landa ossidiana, abbiamo trovato ben tre poesie, tutte e tre nella puntata precedente. Più precisamente, la prima è stata trovata al sentiero Grancorno. La seconda, dove abbiamo anche reperito Blissey Alpha nella cascata ossidiana. L'ultima, Isola Rosa Rugosa. Ed è l'ultima che abbiamo trovato. Ma, in ordine cronologico, la prima, e credo non tanto scriptata, ma a questo punto incentivata da parte di Game Freak, la prima poesia è qui, è all'altopiano Melmoso, esattamente dove trovi Ursaluna. Quindi diciamo che usando Ursaluna, anche solo per curiosità, non appena la si ottiene, la mount, è possibile trovare questa poesia che è la numero 9. Un'altra l'abbiamo trovata invece qui ed è sostanzialmente poco sopra il punto in cui si conclude la quest di Mio di questa mappa, quindi di Crucio, insomma, che perde la sorella. E qui ci siamo solo due, quindi in teoria se sono 20 e 4 a mappa ne mancano due. Poi, nelle pendici corona invece siamo stati più zelanti, ne abbiamo trovate tre, ovvero sopra la base montana, sopra il tempio di Dialga e Palkia, cioè il tempio Memordei nella parte dedicata a tempo e spazio, l'ultima Fonte Folletto in un'altura, poco sopra lo spiazzo dove si trovano i Clefairy. Non dovrei aver dimenticato nulla, non è vero certo che ho dimenticato qualcosa, ne ho dimenticate due. Sentiero Fonte. Di fuori dalla fonte saluto abbiamo trovato una poesia, l'altra esattamente sopra la capanna di Sinen. Quindi siamo a un totale di 10 distribuite in tal modo: 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10. Quindi mi aspetto di trovare un'altra poesia nella landa ossidiana, un'altra poesia nelle pendici corona, due nell'acquitrino e due nella costa oltremare. Nella costa, peraltro, dobbiamo cercare se si ritrovano o meno anche le sorelle brigantesse. Allora, decidiamo cosa fare, perché a questo punto il mondo è nostro. Giusto. Questo è il presagio. Non me lo ricordavo perché, appunto, avendo dormito, devo anch'io riprendere un attimo il controllo. Devo fare la quest Assaggi di Miele, ed è una cosa sensata provare a farla. In realtà, quelle che mancano sono queste. Vabbè, le fiammelle ci stiamo lavorando. La leggenda del mare pure. Nuspas. C'è semplicemente da consegnarla, potremmo provare a trovare l'ultima poesia. La vigilante perduta nella landa, invece l'abbiamo finita. Allora, ragazzi, io proverei a fare una vasca all'Isola Rosa Rugosa, sia mai che magari trovo anche una poesia pazza mancante. Peraltro mi rendo conto solo ora che in realtà con Ursaluna io questa parte qui non l'ho vista. Siete d'accordo? Abbiamo fatto tutto qui. Più o meno perché in realtà qui ero ancora in mindset approssimativo, questa fatta tutta, questa probabilmente fatta tutta. Quindi vi direi, mi faccio una vaschetta qui insieme a voi, poi al massimo se non trovo niente taglio. Dopodiché vado all'Isola Rosa Rugosa e lì sicuramente se non escono fuori con B vado di tagli pesanti, poi torniamo indietro e decidiamo il da farsi, perché se dovessimo trovare la quarta poesia non disdegnerei a questo punto per avere una visione completa della storyline extra. Nel finale di prendere tutte quante le altre poesie che ci mancano, ma andiamo con calma, ok? Andiamo con calma. Allora, è notte ed è perfetto che sia notte perché, sinceramente, ho visto un fuochino. Sì, che ho visto un fuochino. Vedete che questa parte qui dietro non me la so filata per niente ieri. Ero anche un po' stanco, nel senso erano le boh, 4 di notte, credo. Ero abbastanza stravolto. Però mi sto divorando il gioco con piacere.
Perché è davvero stimolante vivere un'avventura Pokémon diversa dal solito, dopo quanto eravamo anestetizzati. Oddio, questa mi sa proprio di poesia, ragazzi. Quest'altura così. Allora, vi dico questo, secondo me è una poesia, perché avendo rivisto tutti i video, sono luoghi del genere. Ci avrei scommesso. Ci avrei scommesso, ragazzi. Avrei perso casa mia. Perché io ci avrei puntato tutto su quell'altura lì. Però, a onor del vero, manca ancora la parte interna, quella dell'Axio Alpha. Quattro fiammelle, mazza, manca poco poco. Quella con i Drifloon, insomma. Ci avrei scommesso tutto, casa, la mamma, tutto. E invece no. A livello di mappe, super bilanciato il gioco. Cioè, grandi, niente da ridire. Un'evoluzione in tal senso rispetto alle terre selvagge. Devastante. Ed ecco l'ultima. Ed ecco l'ultima. Ed ecco. Sono contento, ragazzi. Sono contento. E ora questa la segniamo subito. A 19, cazzo. Tra l'altro. Abbiamo visto delle divinità dei campi e della primavera che volano in cielo. Ora, chiaramente io sono influenzato dal leak del Riddler che parlava delle, dei Landorus, Tornadus e Tandurus modificati, insomma, di Isui. Però se per la divinità dei campi volante ci sta, sarebbe la forma Therian di Landorus, per quanto riguarda quella primaverile, non so dirvi, nel senso non mi sovviene nulla. Se non sbaglio, il Riddler parlava di un quarto. Di un quarto leggendario genio. Però a quel punto sono anche i Pixies, sono anche i guardiani dei laghi. Intanto leggiamo quest'altra poesia. Un tempo, quando questa terra nacque, persone e Pokémon molti regali si inviavano. Doni cordiali, e far ciò a loro certo piacque. Ok, quindi quando questa terra nacque, vennero inviati molti doni e molti Pokémon regali agli uomini e ai Pokémon. E questa cosa venne gradita. Ma pensando che questo mutuo aiuto non fosse ideale, Oboni, uno dei Pokémon ai compagni parlò e affermò che non bastava. Merda, questa è pesa. Disse che avrebbero dovuto apparire agli umani più sovente. Ah no, ok, la stavo interpretando al contrario, del tipo il Pokémon che dice no, non basta, ci devono dare di più. No, è al contrario. Offrendo loro aiuto ogni momento. Questo è il paciere. Da allora, dunque, quando si va dentro all'erba alta, si mostrano alla gente. Quindi parte delle poesie antiche sono poi state convertite nei testi di Memoride e di Canalipoli. Bene, e allora aspettate, cartografiamola un attimo, quest'ultima poesia. Mentre Dustox ci rompe i coglioni. Eccola qui. Così poi siamo super pronti per. Qui c'era Heracross. Quale tolgo? Quelli catturati. Quelli catturati li tolgo. Dicevo così, per la veteran run con Mike siamo super messi bene. Adesso io me ne vado a catturare con B, sperando che gli alberi decidano di darmi una mano. Nessuno vuole evolvere, vero? Vado a catturarmi con B e speriamo che non faccia storie il gioco. E speriamo anche che l'Axio non voglia le botte, perché sennò ci metto pochissimo a tirargli Ursaluna addosso. Per un attimo ho pensato che ci fosse stato un tradimento Pokémon, che in qualche modo la civiltà Memordace fosse vacillata per via appunto. Tra l'altro, scusate un secondo, ma le fiammelle sono a posto qui? Che la civiltà Memordace fosse stata cancellata perché uomini e Pokémon dalla iniziale cooperazione fossero poi finiti a battibeccare, ma non sembra così. Al contrario,
sembra che uomini e Pokémon abbiano trovato una massima armonia nella civiltà Memor Days. Poi, però, quando la civiltà Memor Days è stata spazzata via dal tempo, secondo il poeta, tutto è tornato a raffreddarsi. E infatti, lo stesso poeta dice: ormai sono tempi lontani, ormai questa cosa non esiste più. E ormai la notte è finita. Devo essere proprio multitasking in questo gameplay, perché da una parte non voglio fermarmi ogni volta che parlo, però parlarvi della lore e... Vabbè, Ursaluna non serve più qua, dai. Parlarvi della lore da una parte e dall'altra... Magari sono 5? Vediamo tra l'altro con tutti sti tesori quanta pokebollanza è possibile fare. No, Gigaton ne abbiamo 10. Di Ultra Ball invece ne prendiamo un altro 10 e siamo contenti. Poi ragazzi ci facciamo ovviamente la rilettura pazza di tutte quante le poesie e vedrete che la loro interpretazione evolverà nel tempo. Io adesso ne ho una, ma poi mi metterò d'impegno a ordinarle tutte, nasceranno probabilmente video analisi, video teoria su di esse. E ancora, questa è la fase preliminarissima. Cioè qui voi assistete al momento in cui io vado a cercare le fonti, solitamente online, perché è chiaro che io non vado a rigiocarmi tutti i giochi Pokémon per trovare i vari dialoghi. Quindi solitamente c'è una fase proprio di ricerca dei dialoghi in game, magari attraverso wiki, attraverso video gameplay, in questo caso attraverso il mio stesso gameplay. A dire il vero, in realtà, con gli ultimi giochi Pokémon è sempre attraverso le mie stesse registrazioni che faccio in fase di recensione. Così ho accesso a tutti quanti i dialoghi senza doverli scandagliare nei video altrui, che è più difficile perché chiaramente io conosco il mio ritmo e ricordo quando ho fatto cosa. E poi, però, a quella fase di ricerca delle fonti segue l'ordinamento delle stesse e poi, in ultimo, la loro interpretazione. Si è messa a piovere, io spero che i Cherrim, sì vabbè, i Combee appaiano. Combee, Combee, yes! E anche questa quest è fatta, ragazzi, non ho neanche dovuto resettare. Sono contento perché quando riesco a non farvi tagli grossi e a darvi la mia integrale esperienza di gameplay, è molto meglio. Benissimo. Ragazzi, non ve lo vorrei dire, ma è sostanzialmente 100%ata questa zona. Ciò che ci manca in teoria è catturare gli ultimi Pokémon, ma quello davvero è possibile farlo in fase di post game. Per quanto potremmo fare un'ultima cosa prima di andare via. Proprio ultimissima perché è vicina più che altro. Eccolo qua. E non per sfiancarvi con le puntate alle terme, però, per essere precisi precisi, potremmo pure finire le fiammelle. Vediamo un po', facciamo così. Questo entra di brutto. E vedete che abbiamo fatto anche Rapidash in serenità. Possiamo rimuoverlo a questo punto, lo rimuoviamo direttamente, a parte che ormai le mappe le ho imparate a memoria tra poco, e facciamo teleport e giro fiammelle, quante ne mancano? Tre tipo, c'è un peccato, ce ne andiamo via per tre fiammelle dovremo poi tornare qui. Il punto è questo, ragazzi, se
Il numero 74, se il Pokémon numero 74 si trova anche altrove. Una volta trovate le tre fiammelle, io posso andare via. Non torniamo mai più alla landa ossidiana. Capite perché? Salvo ovviamente quest speciali. Capite perché vorrei terminare? In realtà adesso ci conviene andare in giro con Weirdir, non con Ursaluna, perché tanto le poesie le abbiamo trovate. E quindi bella. E la notte va sfruttata il più possibile. Per sfruttarla il più possibile devo muovermi molto veloce. Se mi muovo lentamente, non la sfrutto. Ora, devo avere occhi solo per le lucine. Perché poi, io me lo immagino, chissà quante ne vedrete voi che io non avrò visto. Magari perché non giocando, il vostro occhio si posa ovunque, mentre il mio su quello che sto facendo. È un po' il concetto stesso di game design dietro queste cose. E lasciandomi a un discorso che va a riempire un momento morto del gameplay, è il motivo per il quale il backseating, da una parte, è molto semplice, è molto diffuso negli streaming. Lo spettatore ha la possibilità di soffermarsi su qualsiasi dettaglio, mentre ovviamente il guidatore guarda la strada. Il giocatore guarda il suo avatar dove sta andando, cerca di evitare ovviamente di colpire Pokémon indesiderati. Voi invece avete una visione periferica in qualche modo, no? Purtroppo queste potrei cartografarle, ma per allora saranno uscite chissà quante guide alle fiammelle. No, ne mancano ora tre. E lo troverei irrilevante. Per quanto riguarda le poesie, anche in verità saranno uscite sicuramente guide contro guide per quando sarà il momento di farlo con Michele, ma è una cosa diversa, voglio averne io padronanza ora, per essere sicuro ora di capire quante poesie posso aspettarmi. A questo punto, con le quattro trovate qui, è praticamente certo che esistano 20 poesie. Ok, qui avevo cercato molto male in verità. Due fiammelle. Buono, buono. Fatemi fare sta cosa. Ah, niente. Game Freak said no. E invece no. Bravi, 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 bravi. Bel segreto, bravi. Bravi. Bel segreto, cazzo. Bel segreto, cazzo. Bel segreto. Bravi, bravi. Avete ragionato molto bene in questo gioco per certe cose. Bravi, bravissimi. Bravissimi, bravissimi. Questa cosa in qualsiasi altro gioco Pokémon sarebbe stata inutile. E l'ho fatta pensando, vabbè, che cazzo pretendo? E invece, bravi. Oh, qui c'è una cascata. Una no. Ragazzi, ma Godopoli, eh? È la G quella? Non riconosco mai. Si sta facendo giorno, vero? È finito il nostro tempo. E comunque è a spawn, perché qui era spawnato Eppini e invece era Machop. Quindi credo che gli alfa abbiano degli spawn comuni fra più specie. Questa è la mia teoria. E allora forse Chansey è un altro degli spawn di quel luogo. Ma torniamo alla base sull'altura in questo caso. Facciamo venire notte e arretraiamo. Fortuna che non abbiamo condizioni meteorologiche scassacazzo. E peccato invece di non poter essere premiati per la scalata qui. Che cosa intendo dire? Che ok, che si vede da molto lontano, ma il giorno in cui Sony si compra dei Pokémon Company, mai.
Magari avremmo potuto vedere varie fiammelle da qua. Sarebbe stato intriguing indeed. Mentre non si vede proprio una mazza dannata. Dovremmo cominciare a controllare appunto questi isolotti sospettissimi. E ragazzi, guardo in cielo, ma c'è solo uno Staraptor per queste cosiddette divinità. Oddio, qua ci starebbe, una bella lucina. Però no. Doesn't seem so. Sapete perché sto facendo le lucine? Perché, mannaggia al cazzo, magari ci danno degli strumenti evolutivi per i nostri amici Basculin, Quillfish. Anche questa parte del ponte mi manca, vero? Eccone una. Eccone una, ragazzi. Ne abbiamo trovata una. Dai. Dai, è fattibile allora. Dai. Eccola qui. Manca una fiammella. Abbiamo trovato anche tanti begli unknown. Però gli unknown mi spaventano relativamente. C'hanno pure gli indovinelli. C'è da dire che di notte la distanza di visibilità di queste luci è veramente elevata. Vi ricordate quando le pendici corona l'abbiamo vista da 40 metri? Il fatto è che sta finendo di nuovo il nostro tempo, vero? Vedo ormai il giorno affacciarsi. Non ci posso credere che ne manchi una, mannaggia. E al solito, ragazzi, non so quanto poi da Chiara sarà stato tagliato in questo episodio per l'equilibrio proprio dell'entertainment, però io parlo in continuazione ormai. Registro questi video appunto come se dovessero essere. Oh mio Dio, speriamo che la foschia non faccia. No, vabbè, non rischiamo. Cioè, come se dovessero essere pubblicati integralmente, così, pronti via. Un'altra ottima notte tranquilla. Dai, voglio questa soddisfazione. Voglio tutte le fiammelle della landa fatte. È giusto, ce lo meritiamo. L'ho vista! L'ho vista! L'ho vista! È fatta, ragazzi, è fatta! È fatta, è fatta, è fatta! È fatta! È fatta! È fatta, ragazzi, è fatta! Complimenti a tutti! Hai trovato tutte le fiammelle che vagavano in questa zona. È fatta, ragazzi. Concludiamo così. Questa quinta poesia, no? Benissimo. Torniamo al villaggio. Non dovrei aver catturato nulla. No, invece. Ah, devo fare il rapporto su Rapidash forse ancora. No, e due unknown, giusto. 3K. Bene. Vabbè, saranno 100 punti, 40. Bene. Torniamo al villaggio. Turn in della quest del miele e soprattutto delle fiammelle. Ci starebbe premiare il giocatore con la conoscenza dello strumento evolutivo dei nuovi Pokémon attraverso le fiammelle, perché comunque è una quest che ti devi sbattere a fare. Però vediamo. Pietra impegno. Terror panno, no. Niente, lei darà solamente. Ok, sì. Darà solamente
i metodi evolutivi per i Pokémon delle vecchie gen. A questo punto ne sono abbastanza convinto. Però forse Ginkor vende roba nuova ora. Sì, ho catturato quello che tu volevi. Quel che tu volevi. Credo sia lui. Yup. Vediamo un po' che sapore ha questo miele. Gnom. Beh. Questo miele sembra proprio fatto per addolcire una bella tazza di tè. Deve esserci qualcosa di diverso nei fiori da cui è stato ricavato, rosa rugosa. Beh, quel che è certo è che in ogni area si può gustare un miele diverso. Oh, Combi, che Pokémon incredibile, sono quasi commosso. Pensa a tutti i vari sciami di Combi che si trovano anche solo nella landa ossidiana. Che voglia di raccogliere altro miele, grazie. Ora che ho appurato la validità della mia teoria, mi sento più sereno. Tieni, ti sei meritato del miele luccicante selezionato dal sottoscritto. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Passiamo da Ginkor, svuotiamo la borsa, chiudiamo l'episodio. Questo è l'iter. Episodio fighissimo. Abbiamo trovato un'altra poesia. Lui non ha niente per noi, purtroppo. Quindi dipende da qualcosa in game. O forse davvero dalla giornata, ma mi pare di averne fatti due ieri. No, forse dipende da quante catture fai, da quanti incarichi Pokédex completi ogni tot. Questo è il mio guess a questo punto. Bene. Vendiamo anche i nostri oggetti e davvero si chiude. Se no anche quello non lo facciamo mai. Ah, abbiamo nuovi articoli. Il nostro catalogo non è mai stato così completo. Dai pure un'occhiata. Ah, quindi mi ero perso l'upgrade. Oh, sfera viscosa. Ma guarda, dammene. No, non darmene. Voglio vedere prima come si fanno. Ok. Quindi adesso lo abbiamo completato perché non l'avevo mai visto il negozio completato, giusto? Avevo finito la quest, ma mai visto. Vabbini. 5K. Quasi 50. Un po' di OCD non aver raggiunto i 50 cappini. Non è che ho qualcosa qui da vendere. Doesn't seem so. E no, i cocci magari poi servono. Va bene. Signori, grazie mille per essere stati con me. Puntata alle terme, anche questa, ma bella puntata alle terme. Ci vediamo al prossimo episodio nel quale decideremo cosa fare. Ok? Devo capire se. Oh no, un'altra quest. Uno swarm di Basculin. E se fosse questo il segreto? Ci vediamo al prossimo episodio. Live your own legend.